fatti 200-300 chilometri che è venuto da fuori regione. Partite. Altro che, se meritate il rispetto, voi meritate tutta la valorizzazione e la massima considerazione. Vi ringrazio uno per uno e a voi tutti vada veramente la mia stima. Potevate stare a casa a fregarvene, pensare a quello che dovrete fare domani, invece essere venuti qua. Questa è la manifestazione, il segno più bello della grande volontà e la voglia di partecipare, la voglia di capire, la voglia di conoscere, la voglia di migliorarci. Vabbè. Quando ci siamo conosciuti nel 2011, che c'è stato il primo contatto tra Corpo Forestale e Federazione, sono volate scintille perché rappresentavamo apparentemente due mondi, due mentalità, due modi di essere completamente diversi. E allora, a questo punto, consentitemi, dato che qui ci sono rappresentanti del Corpo Forestale molto più competenti, autorevoli e preparati di me, consentitemi di girare il bigliettino e di parlarvi da amico, da Marco Mazzi, e non da rappresentante del Corpo Forestale. Ci siamo avvicinati dove ognuno di noi aveva in mente e guardava con sospetto l'altro, probabilmente forse per una mancata conoscenza o per una conoscenza parziale. Sono volate scintille e da lì è iniziato il grande e straordinario lavoro di Tony Mori, che con pazienza, giorno per giorno, accompagnato dal presidente Sesti, hanno iniziato questo percorso per far avvicinare due realtà apparentemente diverse, ma che hanno scoperto tanti punti in comune. Quando due diversità si avvicinano, si cominciano a conoscere e cominciano a comprendersi uno con l'altro, di solito nascono cose meravigliose. Ci siamo avvicinati e abbiamo iniziato un percorso verso la tutela dell'ambiente. Perché l'ambiente non è degli ambientalisti, l'ambiente è di tutti noi, perché prima di essere induristi e forestali siamo cittadini italiani, e la tutela e la valorizzazione dell'ambiente è un bene che è patrimonio di tutti noi. Quindi non dobbiamo pensare che all'ambiente ci pensano solo gli ambientalisti o chi si sente vicino alla natura, perché io in questo periodo, stando a contatto con voi, imparando a conoscervi meglio, ho scoperto che tanti di voi sono amanti, sono appassionati, sono anche alcuni di voi anche dei cultori della natura. E allora c'è bisogno, come dire, di aiutarci a vicenda. La tutela dell'ambiente è un valore e noi abbiamo a cuore questo. Quando ci siamo avvicinati per la prima volta sul problema delle autorizzazioni, voi sapete bene che l'enduro, poiché molti di voi lo fanno da tanti anni, io non sono certo un endurista, però vi ho imparato a conoscere soprattutto negli ultimi tempi, avete visto che spesso era una pratica che era anche soggetta poco al controllo, no? Si chiedevano le autorizzazioni, queste venivano rilasciate, non si facevano problemi e tutto filava liscio. Poi un bel giorno certi controlli sono diventati un pochino più presenti e si è cominciato a guardare quello che prima non veniva guardato. Se il motoclub organizza una manifestazione, vi faccio un esempio, e chiede l'autorizzazione alla provincia per un percorso, la provincia, che in quel momento autorizza senza andare a verificare o a verificare se ci siano le condizioni per autorizzare, perché in quel momento quella manifestazione porta in quel territorio 300-400 motociclisti, quindi alberghi, ristoranti che lavorano, eccetera. Quindi benissimo. Sì. Io non ho faticato, ho avuto il permesso, ho fatto la mia gara, me ne vado a casa. Intanto lì c'è stata un'autorizzazione illegittima, perché magari si scopre che il percorso passava all'interno di un zinco, di una ZP, di un'area protetta sostanzialmente, dove occorreva un iter particolare. E quindi io, presidente del motoclub, me ne vado a casa tranquillo, perché dico, io la mia gara l'ho fatta, sono a posto.
Sapete che succede quando questo tipo di violazioni si ripetono nel tempo? Che il corpo forestale, così come anche altre istituzioni, devono comunicare se rilevano delle violazioni, soprattutto di tipo penale, nel rilascio di autorizzazioni, comunicarle al Ministero dell'Ambiente, poiché alcune aree protette, soprattutto quelle della rete Natura 2000, che è quella che in qualche modo riguarda gran parte dei percorsi che le manifestazioni che organizzate interessano, sono soggette a una tutela speciale. Per cui ogni violazione nel rilascio dell'autorizzazione costringe il corpo forestale a comunicare al Ministero dell'Ambiente che c'è stata una violazione nel rilascio di una, due, tre, quattro autorizzazioni. A sua volta il Ministero dell'Ambiente comunica a Bruxelles. Sapete qual è il rischio? Che poi Bruxelles apra una procedura di infrazione, va bene? C'è l'avviso, la notifica della procedura di infrazione al paese, all'Italia, e sapete l'Italia che fa quando succedono queste cose? Per non pagare la sanzione, va bene? Cosa fa il Ministero dell'Economia? Propone di inserire una norma che vieta la circolazione fuori strada nelle zone della rete Natura 2000. Così succede che da un bel giorno scatta il divieto assoluto. Dopo non si discute più di fare il percorso fatto bene, perché ce lo tolgono. E il Ministero dell'Economia, quando c'è da pagare una sanzione a livello comunitario, guardate che non gliene frega niente dell'enduro, eh? Cioè, parliamoci chiaro, quelli per non pagare la multa ti mettono il divieto nella legge comunitaria e se ne sono, e così hanno evitato il problema. E noi da un giorno a quell'altro, se fino ai giorni prima ci trovavamo bene, da un giorno a quell'altro scopriamo che ci mettono al bando l'attività. Vogliamo questo? No. Ecco perché è importante che nel rilascio soprattutto delle autorizzazioni dell'attività che svolgiamo ci sia una particolare attenzione nel fare in modo che le manifestazioni si possano svolgere e si svolgano bene, perché se rispettiamo quelle che sono le regole, facciamo le cose, tra non farle male, dico sempre, e non farle, cioè farle bene nel mezzo, e le facciamo bene rispettando le regole e seguendo quella che è la procedura, in questo il corpo forestale vi può aiutare, scopriamo che magari l'attività cresce anche in termini di autorevolezza e di considerazione. Quindi l'endurista non è più percepito da chi è endurista non è e che ambientalista si sente come un problema, ma comincia ad essere percepito come una risorsa, perché non è che la tutela dell'ambiente la sanno fare solo gli ambientalisti, la sanno fare e la devono saper fare anche gli enduristi. Ma perché questo? Perché soprattutto l'enduro, visto che è una pratica che si confronta con le risorse naturali, le risorse forestali, deve avere a cuore quella tutela dell'ambiente che gli appartiene come cittadino, non tanto come endurista. Allora, abbiamo a fronte di questo affrontato tante problematiche di tipo quotidiano che possiamo avere. Poi io purtroppo non conosco bene il territorio vostro lombardo, io sono toscano, quindi non so quali sono le problematiche che si sviluppano nei vostri territori. Sicuramente dobbiamo recuperare innanzitutto un percorso per cui i club cercano di far vedere a se stessi innanzitutto nel proprio interesse, nella propria tutela, bene, come si fanno far bene i percorsi, le attività, eccetera, eccetera. E poi però da amico vi devo dire che dobbiamo anche cominciare un pochino a guardarci intorno. Mi spiego. Le vicende che sono successe in passato, ma del resto sono successe in Lombardia, ma sono successe anche da noi in Toscana, se si verificano delle situazioni anomale, e i club questo lo sanno, situazioni anomale che non riguardano la vita del club, perché sono situazioni esterne al motoclub, però si sanno, queste situazioni vanno segnalate. Non bisogna aspettare che arrivino sui giornali. Magari qualcuno di noi sapeva che quel problema c'era,
Perché non dicendolo, o stando zitti, o ragionando della serie io mi faccio gli affari miei, non voglio problemi, poi quando vengono fuori, poiché quella tipologia di comportamento poi va a colpire tutta e dà l'immagine sbagliata, un'immagine negativa che è all'incontrario della realtà di quello che voi rappresentate. Mi spiego meglio: se nelle vostre territori ci sono delle attività abusive, anomale, voi dovete essere i primi ad avvicinarvi al corpo forestale e a dire: guardate che là c'è un problema, guardate che la vera prevenzione, la vera educazione la fate voi, che state ogni giorno, giorno per giorno all'interno di queste aree. E condannare quei comportamenti anomali, irregolari, che non si devono verificare, ma non perché lo dicono, perché così si dice, perché così è scritto, perché così è giusto, ma perché è nel nostro DNA di essere brave persone che questo modo, che certi atteggiamenti vanno condannati. Il collega che viene buttato per terra con la moto da enduro perché quello scappa perché non c'ha la targa, quello sono soggetti che innanzitutto, oltre alla sanzione, alle conseguenze amministrative penali che ha, deve essere isolato all'interno del motoclub, perché non ci si comporta così. Se uno sbaglia, fa una cavolata, si ferma, ammette l'errore, scappando, creando casino, creando confusione, non fa solo del male a se stesso, ma fa del male anche a quello che lui rappresenta in quel momento. È importante che ci sia una crescita culturale in tal senso, e che quindi l'educazione inizi innanzitutto all'interno dei club. E poi guardate, cioè, certe problematiche come ce l'avete voi, poi bisogna anche recuperare poi ovviamente il rapporto territorio per territorio, bisogna lavorare anche con i miei colleghi, non tutti i colleghi sono uguali, ci sono delle realtà in cui è più facile dialogare, delle realtà in cui è meno facile dialogare, però bisogna provarci, bisogna darsi da fare, cercare comunque di far capire uno le ragioni all'altro e viceversa, e confrontarsi, perché voi, ripeto, siete una realtà che merita tutta la massima considerazione, rappresentate, come ha detto chi mi ha preceduto, c'è oltre un secolo di storia, siete una risorsa. E allora dobbiamo cercare in questo di trovare insieme un filo comune. Noi abbiamo iniziato questo percorso. Io vorrei che i comandanti di stazione si avvicinassero ai presidenti del motoclub. Banalmente, iniziate a scambiarvi numeri, a parlare, a dialogare, ad informarsi. Cercate anche, se in quella stazione non succede che il personale del corpo forestale lo vedete un po' resistente, che non si avvicina, avvicinatevi voi, andate là, bussate lì la porta, dice: noi vogliamo confrontarci, vogliamo trovare capire con voi eventualmente cosa va fatto, cosa possiamo fare. Aiutate anche voi i nostri colleghi a farli avvicinare, noi ce la stiamo mettendo tutta con il protocollo, ma soprattutto anche voi nel territorio, aiutateci ad aiutarvi. Questo è importante, perché reprimere deve essere l'estrema ratio, è meglio fare creare le condizioni perché certi atteggiamenti non si verifichino. Io quando so di parlare alla regione più importante d'Italia per quanto riguarda la pratica dell'enduro, so quanto ci tenete, quanto per voi è importante questa attività e quanto lavorate ogni giorno, giorno dopo giorno, con passione. Importante solo per l'enduro, sì, in questo caso ovviamente diciamo è la regione che rappresenta il cuore, mi hanno sempre detto il cuore pulsante dell'enduro, e quindi a maggior ragione questo qui trova la sua massima espressione. L'attività che ha fatto Roma, mi riferisco al prezioso lavoro di Tony, il presidente Sesti, hanno proprio cercato di fare questo, cercare di valorizzare, qualificare
far apparire l'enduro per quello che è nella sua essenza, perché voi siete così, soltanto che a volte non viene fuori, o viene fuori male, o viene fuori parzialmente, probabilmente perché anche voi, come noi, avete bisogno anche di essere in qualche modo seguiti in un percorso, quindi di avere tutto il massimo sostegno e la massima considerazione. E allora noi, a breve l'ha detto prima chi mi ha preceduto, siamo vicini a un passaggio che stiamo subendo, come sapete, una riforma. Non cambierà nulla, guardate, non cambierà nulla. Il Corpo Forestale si trasferirà all'interno dell'Arma dei Carabinieri, continuerà a fare quello che sta facendo con le persone, con le risorse, con le strutture con le quali voi oggi vi confrontate. Per il cittadino non cambierà assolutamente nulla, e neanche per noi. Ci semplifichiamo il sistema di controllo del comparto di sicurezza, riduciamo le forze di polizia, le riduciamo a 4, vengono ridotte a 4, si semplifica, la forestale costituirà un comando carabinieri tutela ambientale agroalimentare forestale, all'interno del quale continuerà a svolgere e a fare quello che sta facendo oggi, con maggiore forza, maggiore vigoria, maggiore energia, maggiore capacità anche maggiori risorse anche dal punto di vista organizzativo. Quindi consentitemi infine di dire, rispetto a tutto quanto è stato detto, poi gradirei che alla fine ci siano anche domande per quanto riguarda le problematiche che avete anche punto per punto sul territorio, che, come ha detto il Presidente Sesti, vogliamo stare dalla parte della ragione. Io direi, oltre a questo, dalla parte del buonsenso, dalla parte dei nostri interessi, perché sono i nostri interessi, e dalla parte dell'ambiente e dell'enduro con passione. Grazie. Buonasera a tutti, sono Andrea Corfini del Corpo Forestale. Come diceva il dottor D'Amico, io faccio parte di quelli con i scarponi. Sono sempre andato nelle manifestazioni, nelle gare, e quindi assieme al collega Mazzi abbiamo visto quali sono i problemi più frequenti che possono trovarsi. Inoltre vengo da quel piccolo paese di Anghiari dove proprio ieri c'è stata una manifestazione, quindi sono molto fresco di questo problema. Nel nostro territorio siamo riusciti ad abbattere, se, dottore, credo del 100% o più o meno siamo lì, l'illegalità durante le manifestazioni, e questo siamo riusciti a farlo assieme ai motoclub semplicemente parlando, avendo un dialogo prima della gara, durante e dopo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando voi decidete il percorso da fare, preso con il GPS, come tra l'altro l'FMI vi chiede, è buona pratica vederlo e condividerlo con il Corpo Forestale. Noi abbiamo delle cartine nelle quali sono rappresentate tutte le varie zone dove sono le aree protette, vincoli o quant'altro, e sovrapponendo semplicemente il percorso a queste cartine vediamo cosa andiamo ad impattare, cosa andiamo a toccare nel territorio. Detto questo, se poi il percorso toccherà o transiterà in un'area protetta, in un'area, c'è sempre una soluzione nella maggior parte dei casi. Con un semplice studio di incidenza si riesce a superare il problema, quasi sempre. Questo studio non è niente di particolare, e come nel nostro caso ad Arezzo il dottor D'Amico si presta, diciamo, quasi sempre a dare una mano ai club per poter fare questo studio. Nell'ultima gara che è stata fatta da Anghiari toccava proprio una zona di questo tipo, e abbiamo risolto semplicemente con delle fettucce, di modo che chi transitava non passasse sempre lo stesso luogo senza compiere danni ulteriori. Un'altra cosa molto importante che vi consiglio è di
se il comando stazione forestale non riceve il vostro invito, recatevi al comando provinciale. Se il comando provinciale, recatevi al comando regionale. Ecco qua il rappresentante, lui ascolterà sicuramente. E una cosa che sembra banale ma invece è molto utile è la presenza del corpo forestale il giorno prima della gara e alla partenza, perché una nostra rappresentanza aiuta molto sia il club che le persone partecipanti nel rispetto delle regole. Quando abbiamo iniziato questo tipo di controlli, ci fermavamo in dei posti qua con l'ispettore Mazzi per controllare, il 90% delle moto che passava senza targa ci dicevano eh sì, ma l'ho persa durante il percorso. Probabilmente poteva essere anche vero, però noi non lo sapevamo perché non eravamo presenti alla partenza. Come abbiamo risolto questo problema? Mettendoci a partenza, ci mettiamo 50 metri dopo la partenza, le moto passano con la targa, se dopo il secondo giro la targa non c'è più, è logico che la targa è stata persa. E quindi è molto più semplice anche per noi e anche per voi dimostrare la buona fede e il buon senso di ogni partecipante. Detto questo, non so, altri consigli momentaneamente non mi vengono in mente, però se poi dopo fine serata volete delle domande o dei confronti non c'è nessun tipo di problema. Grazie. Buonasera a tutti, sono Andrea Livolzi. Come ragazzi, 7% collega, di batteria, abbiamo un alimentatore attaccato, ma dello Stato riporta i saluti del mio comandante regionale, la dottoressa Di Buzzi, che tra l'altro è stata all'epoca una persona che ha contribuito moltissimo alla realizzazione di questo protocollo, in quanto all'epoca era responsabile dell'ufficio studi, legislazione e ricerca del nostro ispettorato generale. Quindi conosce bene questo protocollo e ha tutta la voglia di renderlo sempre più attuale e vivo in questa regione che, vi anticipo subito, sembra non essere particolarmente conosciuto. Non tanto dalle nostre strutture, ma comunque provvederemo a rinnovare nuovamente questo interesse, quanto dei motoclub. O meglio, mi sembra forse le segnalazioni, le comunicazioni, le richieste per l'effettuazione preventiva e l'effettuazione di una gara sono state molto 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 rare. Spesso le poche volte nell'immediatezza della gara sembra quasi che appunto questo canale istituzionale non sia presente. Noi siamo disponibili, i nostri comandi stazione hanno degli orari di ricezione al pubblico, hanno dei numeri di telefono, hanno dei campanelli, andate, suonate e vi apriranno. Come diceva l'ispettore Mazzi, se non riuscite ad avere un dialogo con il comando stazione, ci sono i nostri comandi provinciali, dove sicuramente si può trovare una risposta certa a ogni dubbio. Per quanto riguarda la nostra regione, sappiamo qual è la normativa di riferimento, la legge forestale regionale, la 31 del 2008. È una legge molto incisiva, perché vieta il transito di mezzi motorizzati sulle strade agro-silvopastorali, ma anche nei boschi, nei pascoli, sui mulattieri e nei sentieri. Tutto. È stata una legge modificata anche recentemente, che è stata resa ancora più stringente, in quanto sia sulle strade agro-silvopastorali che sulle mulattieri e sentieri le autorizzazioni avvengono sulla base di un regolamento comunale, mentre invece precedentemente in base al regolamento comunale, adesso invece devono essere autorizzati direttamente dalla regione. La stessa legge del 2014 ha poi introdotto il comma 4 bis, che è quello che disciplina la procedura per l'organizzazione della manifestazione con mezzi motorizzati all'interno di queste aree, prevedendo tutta una serie di
di passaggi e di pareri vincolanti, dove ovviamente manca il passaggio del Corpo Forestale dello Stato, perché come diceva il dottor D'Amico non è un ente deputato a rilasciare un'autorizzazione, bensì è una consultazione, una collaborazione che noi siamo ben lieti di fornire. Avevo preparato una slide, una presentazione con una serie di slide con delle